Allora, l'idea è venuta in mente al nostro CEO, Alessio Aceti, appunto per portare un po' in giro per l'Italia e si spera anche poi per il mondo la nostra realtà, quindi quello che vendiamo, quello che proponiamo ai nostri clienti e anche in questo caso per fare un po' divertire le persone con queste escape room. Sostanzialmente abbiamo creato uno scenario in cui le persone devono entrare sul cyberbus, fare delle cose, quindi riconoscere delle email di phishing, trovare delle password, eccetera, e poi trovare il codice finale per uscire. È stato molto ben organizzato e c'erano tutti gli elementi di un ufficio e fa molto riflettere su quanto sia facile poter aprire dei file sbagliati. Noi per esempio nel nostro percorso abbiamo aperto un file che non era quello corretto, ma in realtà se fossimo stati più attenti e non avessimo voluto fare velocemente l'esercizio non avremmo subito quella penalizzazione. Ci sono poi tutta una serie di accorgimenti che fanno sicuramente riflettere e nel corso si è molto spesso parlato di quanto il fattore umano sia centrale rispetto alla cyber security e anche in questa occasione abbiamo potuto far provare a tutti i partecipanti come l'errore umano sia al centro di tutto quello che può riguardare la nostra vulnerabilità e quindi un po' di riflessione fa sempre buon gioco. Beh, è stata un'esperienza sicuramente interessante e anche divertente che ha arricchito comunque il corso che abbiamo fatto e per cui voglio sicuramente ringraziare ovviamente la Camera di Commercio per averlo appunto organizzato e aver invitato anche i rappresentanti delle associazioni di categoria. Credo che sia un tema che anche per le piccole e medie imprese che noi rappresentiamo sia centrale, soprattutto non solo per il presente ma anche per il futuro e quindi da questo punto di vista credo che esperienze come queste vadano sicuramente riproposte e vada implementato in generale la cultura e la consapevolezza sul tema della cyber security. Il cyberbus è una bella sorpresa dove puoi esercitarti e provare con mano cosa si può fare per entrare e violare un sistema. Ecco. Ti danno degli indizi e tu devi lavorare per cercare di inserirli nel sistema e violarlo e ci si riesce facendo attenzione a qualche dettaglio lasciato nella scrivania e a qualche mail. Non dico altro perché poi spoilererei troppo. Sì, ci sono riuscito, ho anche crashato il sistema, quindi stanno lavorando per rimetterlo a posto. Il corso è andato molto bene, l'ho trovato molto interessante, con docenti molto preparati. E anche la giornata di chiusura è stata particolarmente divertente e stimolante.